Buon fine settimana a tutti da parte dello staff. Ciao, di molto amici. Bene, nutritissimo anche oggi nel basement FM TV App e Web su Radio Linea numero 1. Arriva una rubrica che da settimane ormai ci regala delle perle pazzesche e ci costringe a confrontarci con il nostro io più profondo, con le nostre emozioni. Sì, esatto. Siamo tutti pronti per la grande storia dell'emozione. Su Radio Linea numero 1, voi siete pronti, ragazzi? Certo, forse okay. La rubrica migliore, sentiamo. La grande storia dell'emozione, fatti accaduti nel passato di particolare rilevanza emotiva. Esattamente, noi siamo abituati ormai a sezionare il tempo in secoli, anni, longevità, fatture. Soprattutto fatture. C'è un altro modo per pensare il tempo, l'emozione. Prego, Ruben. Forse non tutti sanno che l'11 maggio 1904 Pino Vangadiura, detto El Pepone, inventò allo Sbambeles il computer di legno. Attraverso un uso sapiente degli incastri e speciali chiodi di silicio, il computer di El Pepone elaborava, attraverso complessi calcoli matematici, decisioni fondamentali quali la pipì è meglio prima o dopo pranzo, oppure meglio zoccoli o ciabatte, o ancora per Natale regalo a mio padre un orologio o un puma. Purtroppo El Pepone non riuscì mai a vedere il successo della sua invenzione in quanto vittima di Pablo Cozzaregno, detto El Muffa, che mal sopportava la sicurezza di El Pepone nelle cose della vita. Pablo, sempre indeciso davanti al menù delle pizze, maionese sì, maionese no, invecchiava contemplando uova sode che lo guardavano come occhi sbarrati stesi sopra pezzi margherite. Durante una processione il Muffa colpì El Pepone col dardo avvelenato della sua cerbottana delle medie. Ancora si ricordano le ultime parole dell'inventore. Io soy hombre sincero, de donde cresce las palmas. E poi spirò. La grande storia dell'emozione, benvenuti. La grande storia dell'emozione, fatti accaduti nel passato di particolare rilevanza emotiva.